Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vediamo come preparare i sorbetti alla frutta, freschissimi, refrigeranti e pieni di sali minerali. Stiamo parlando proprio di loro, l'accompagnamento perfetto alla fine di ogni cena d'estate. Si possono fare con qualsiasi frutta a voi piaccia perché sono veramente versatili. Si pensa che la parola sorbetto derivi dall'antico turco sharber, che significherebbe sorbire. Il termine sorbetto infatti venne acquisito solamente nel Medioevo perché richiamava il suono di chi lo mangiava, succhiandolo poco alla volta. I romani ci diedero una testimonianza molto precisa su come si faceva questa bevanda. Mescolavano alla neve dei succhi di frutta e ottenevano questi buonissimi sorbetti. La neve veniva tenuta tutto l'anno in delle grotte speciali che la mantenevano sempre fresca, un po' proprio come la granita. All'inizio questa ricetta veniva mangiata solamente nelle classi più agiate, successivamente questa delizia venne estesa anche alle classi contadine e oggi con l'avvento della tecnologia lo possono fare tutti ed è veramente semplice. Oggi vi presentiamo le nostre versioni. La nostra prima scelta è il mango. Qui con noi abbiamo tre bellissimi manghi belli maturi, bisogna sceglierli che siano rossi il più possibile. Togliamo la buccia e puliamo l'osso del mango. Il mango è ricco di calcio, ferro, fosforo e magnesio, oltre ad essere un'ottima fonte di vitamina A. Contiene luteol, antiossidante che porta benefici a pancreas e intestino. È utile in caso di ritenzione idrica. Tagliamo a pezzetti e mettiamo in freezer per 4-6 ore su una teglia con carta da forno. Poi frulliamo in un mixer insieme a 70 ml di sciroppo di glucosio per 3-4 minuti o finché otteniamo una consistenza cremosa. Trovate la nostra ricetta dello sciroppo di glucosio in descrizione. Per la presentazione mettiamo il sorbetto nei vasetti, ma potete metterlo nei contenitori da freezer. Infine rimettiamo in freezer per 2-3 ore. Procediamo con il secondo gusto, ananas e pesca. Puliamo l'ananas e togliamo la parte centrale, più dura. L'ananas possiede proprietà depurative e disintossicanti, oltre che ad essere ricco di principi attivi, che alleviano alcuni dolori muscolari. D'ora in poi ripetiamo sempre lo stesso procedimento, quindi tagliamo a pezzetti, mettiamo su una teglia con carta da forno e via in freezer per 4-6 ore. Ora è il turno delle pesche, quindi seguiamo il solito procedimento. Le pesche sono ricche di vitamine A e C, oltre che di potassio e fibre. Lo sapevate che il seme della pesca è velenoso a contatto con la saliva? Infatti sprigiona acido cianidrico e può causare gravi avvelenamenti. Insomma, non mangiatelo! La terza scelta sono i frutti di bosco, tra i rimedi più preziosi che la natura possa offrire per la nostra salute. Contengono vitamine A, B e C e hanno potere antiossidante nella lotta ai radicali liberi contro l'invecchiamento. Abbiamo deciso di aggiungere più more e lamponi per donare un colore più scuro. Le more, grazie al salicilato, mantengono pulite le arterie e i lamponi contribuiscono a migliorare le difese immunitarie dell'organismo. Le fragole sono ricche di sostanze antiossidanti che aiutano a mantenere la pelle giovane. I mirtilli sono utili per problemi venosi. Il quarto gusto è melone e menta piperita. Il melone è un frutto rinfrescante, dissetante e ha poteri lassativi. Contiene soprattutto potassio, vitamine C e B3. La presenza di fosforo e calcio rende il melone grande alleato per le ossa e contiene beta-carotene, che aiuta a sviluppare la melanina. È poco calorico e viene utilizzato in molti detergenti per l'igiene intima. La menta strofinata sui denti aiuta a combattere la litosi. E avendo grandi proprietà analgesiche, la menta può essere usata contro la nausea. Può inoltre essere una buona alleata della digestione. L'ultima scelta è banana e cacao. La parola banana deriva dall'arabo e significa dito. Amica del cuore, abbassa la pressione e potenzia le difese immunitarie. Grazie all'elevato contenuto di potassio può prevenire attacchi cardiaci e addirittura ictus. Ricca inoltre di vitamine del gruppo B, magnesio e ferro. Il cacao venne importato in Europa da Cristoforo Colombo. Contiene lipidi, glucidi e serotonina, utile contro la depressione.
Gli antiossidanti del cacao aiutano a combattere i radicali liberi e a mantenere la concentrazione e addirittura i disturbi dell'ansia. Guardate che belli che sono venuti i nostri sorbetti, ragazzi! Belli colorati! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questi deliziosi sorbetti. Particolarissimo. Questo è veramente buono. Freschissimo. Buonissimo. Cosa posso dirvi? Sono tutti buonissimi. Il mango però è il mio preferito, proprio perché il frutto mi piace da morire. Poi troviamo quello ai frutti di bosco. La sua particolarità è che è un po' asprino come piace a me e si riescono a notare tutti i frutti di bosco. Poi c'è questa rivelazione, che è melone e menta. Si tratta di un gusto particolare, infatti il melone diventa ancora più fresco con l'aggiunta della menta piperita, che gli dà uno sprint in più. Poi c'è quella al cioccolato e banana, una rivelazione. Non avrei mai pensato che la banana potesse donare così tanta cremosità a un sorbetto. Infine c'è il più particolare, che è ananas e pesca. Subito si sente un buonissimo gusto di ananas e poi sul palato ti rimane quella cremosità della pesca. Insomma, sono buonissimi, ve li consiglio tutti! Bene amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.